Zio l'ha fatta risistemare solo pochi anni fa. Sì, gli anni 80. E non credo che i nostri ospiti vogliano alloggiare nella muffa trisecolare di Arlington. Il vostro albero genealogico non risale a 3 secoli fa. Ho sentito dire che la mia prozia Carol ha vissuto qui con diversi amanti e 50 gatti, quindi... Si butta via tutto. Esatto. Mancano solo 3 camere. Ce la faremo, tranquilla. Ce la faremo, sì. Tranquilla. Forza, non battiamo la fiacca. Questa va fuori e quella vecchia nel furgone. Ah, già da piccola eri così testardo. Con te come babysitter non avevo alternative. Sì, sì. Qui? Sì, perfetto. Ah, mi serve una pausa. Ma ne è proprio sicura, signorina Walsh? Sicurissima. Una cosa devo dirgliela, ci vuole coraggio a mettersi in proprio di questi tempi. Tanto più che lei ha solo 4 anni di esperienza, non è una buona base per inserirsi nel campo e affrontare la concorrenza. Io non sono la persona giusta per organizzare viaggi di lusso per manager con assurde richieste. Ma così ha un introito sicuro. Io vorrei offrire viaggi a tema per piccoli gruppi, qui in Gran Bretagna. Spero che le sia chiaro che uscita da qui non potrà più tornare. Sì, certo. In tal caso... Arrivederci, signor Orton. Grazie di tutto. È un peccato. Si era ben inserita nel gruppo. Ciao. Ci vediamo. Io non li capisco, i giovani. Si ricoprono di debiti solo per essere indipendenti. La banca le chiuderà il rubinetto e tornerà. Perché proprio la Cornovaglia? Per l'amor del cielo, devo prendermi un paio di giorni lontano di qui. Vedere il mare, prati verdi, le pecore magari, non importa. Basta che non siano solo strade e case. Ed è per questo che vai su e giù come una tigre in gabbia? Forse perché è proprio così che mi sento. E come hai intenzione di arrivarci? Se per caso ti fosse sfuggito, la patente ti è stata ritirata 30 anni fa, caro fratello. Esistono i mezzi di trasporto pubblici. Come se tu sapessi che cosa sono. Non credo che serva una laurea universitaria per usarli, no? Temo di doverti ricordare un certo accordo che è stato stipulato tra noi, caro Arthur. Come se potessi mai dimenticarlo. Ma io non ricordo che in quell'accordo ci sia un paragrafo che mi vieti esplicitamente di passare una settimana nel verde. Beh, allora fai un viaggio organizzato con un gruppo. Non dovrai preoccuparti di scegliere dove andare, incontrerai persone diverse. Non potrò combinare sciocchezze. I classici 2 piccioni con una fava. Riflettici su. Sarebbe la scelta più intelligente per tutti. Ciao Olivia. Allora? Ah, me l'ero sempre immaginato così il mio bus turistico. Ah sì? Sì. Ora mancano solo i clienti, eh? Ehi, ho già un primo tour. Cioè? Cioè la Cornovaglia. Sulle tracce di saghe, miti e leggende. Bene. Quanti? Beh, al giorno diciamo da 1 a 2 punti in programma. Quanti hanno prenotato? 14. Certo, non sono tantissimi. Per iniziare mi basta, e poi meno sono, meglio potrò occuparmi di ogni singolo partecipante. Senti, ma che cosa dice il tuo fidanzato di questo, dei tuoi progetti? Voglio dire, in futuro non passerai molto tempo a casa. Michael e io non stiamo più insieme. L'ennesima relazione che ti stava troppo stretta, come è successo a noi? In un certo senso. Tu non ti sei mai innamorata, hm? La mia non era una domanda, ma una constatazione. Sì, sì. L'esito di questo primo tour sarà determinante. George, una critica negativa, dei clienti scontenti e posso anche rivendermi subito il bus, quindi ti prego, niente deve andare storto. Sì, ad ogni modo, questo non dipenderà dal bus e dal suo artista altamente motivato. In realtà non te ne importa niente, vero? Quando avrai finito qui, prenderai il primo volo per la tua amata Thailandia e te ne starai lì con la pancia all'aria. L'estate in Inghilterra, l'inverno in Thailandia. Il meglio dei due paesi lo chiamano il sistema George Billington, ormai.
Si è affermato nel corso del tempo. Ehi, George Billington, a sentirlo sembra nuovo. E va come un nuovo. Martedì visiteremo St. Michael's Mount con il castello e i giardini tropicali fantastici. Il giorno seguente in programma un'escursione a piedi, durante la quale cercheremo erbe medicinali e piante commestibili usate già in tempi preistorici dai druidi. E giovedì concluderemo il tour con una giornata al mare. Nel pomeriggio lo chef del nostro hotel offrirà un corso di cucina con dei piatti medievali e la sera ci aspetta una cena con lo stesso tema. Qualcuno ha delle domande? Ci racconti qualcosa sui druidi, le loro capacità spirituali e le arti magiche. I druidi erano l'elite spirituale e religiosa dei Celti. Avevano una conoscenza filosofica ed erano esperti dei poteri curativi della natura. Questo è probabilmente il motivo per cui molti attribuiscono loro dei poteri soprannaturali. Però si legge sempre che i druidi disponevano di una conoscenza andata ormai perduta. Sì, negli ultimi secoli la scienza si è occupata di questo tema. Tuttavia, la maggior parte di queste tesi sono state riviste negli ultimi 10 anni. In altre parole, i druidi non facevano le magie. Non è detto che tutti condividano le tue passioni. Domani, quando giungeremo al nostro primo cerchio di pietre, parlerò di questo argomento. Ma ora godiamoci la nostra prima sosta. Dopo questo lungo viaggio vi siete meritati un ricco pranzo. Pensavo che non ci saremmo mai fermati. È proprio quello che ci voleva. Per la famiglia al tavolo 2. Stanno ancora aspettando le bevande. E la pasta e frutti di mare a questo signore. E tu cosa hai ordinato? Ho preso un'insalata con patto di pollo. Ah. Buon appetito. Quanto ci vuole fino a Wadebridge? Al massimo 2 ore. Arriveremo puntuali prima del tramonto. Ha avvisato l'hotel che vorrei una camera con la vasca da bagno? Ho controllato tutte le camere personalmente. Posso assicurarle, signor Harris, che avrà la sua vasca da bagno con doccia. Grazie. Credo che il regalo di nozze inizi a piacermi. Ah, siete in luna di miele? Sì. Altri fanno dei viaggi in luoghi esotici, ma anche i miei genitori vennero in Cornovaglia e stanno insieme ormai da 40 anni. Lei è superstiziosa, ma io la amo proprio per questo. Posso garantirvi che non mancherà anche il divertimento. Sì, e questo è per me e quest'altro al tavolo del signore qui. Grazie mille. Tutto fila a meraviglia. Sì, speriamo che il signor Harris resti soddisfatto della sistemazione. Ma dai, un hotel di lusso nuovo di zecca sul mare con piscina e zona wellness. Che cosa vuoi che abbia da obiettare? Scusatemi. Walsh! Che cosa? Scusate. Ho capito. Ma non è possibile che interessi l'intero edificio. Fino al primo piano? Ma questo è... Senta, lei sa bene quanto me che nei dintorni non esiste un'alternativa dello stesso livello. Un allagamento. Non mi interessa, i miei clienti hanno prenotato un hotel a 5 stelle sul mare. Adesso come faccio a spiegare a tutti che saranno invece alloggiati in una country house qualunque? No, grazie. Arrivederci. Questa è una mega catastrofe. Cause di forza maggiore. Sì, ma a loro non interessa. Olivia, adesso calmati. Inspira, espira. D'accordo. Allora, adesso andiamo a vedere l'alternativa consigliata dalla direttrice dell'hotel. Pare che sia un piccolo hotel ristrutturato da poco. E se non va bene, ce ne torneremo a Exeter. Lì avranno di sicuro delle camere adatte a noi. Di sicuro. C'è qualche problema? Un'infiltrazione d'acqua nel nostro hotel, ma non si preoccupi. La direzione si è occupata di trovarci una valida alternativa. Well then, va tutto per il meglio allora.
Questi sono gli hotel di Exeter che farebbero al caso nostro. Puoi verificare se hanno un numero di camere sufficienti per noi? Sì, certo. Vi prego di restare seduti ancora un momento. Io torno subito. No, va bene. Cominciamo bene. Per l'esterno? No, lascia perdere. Buongiorno, signorina. Buongiorno. Buongiorno, io finisco Vieni qui. Vieni anche tu? Voglio finire. Va bene. C'è qualcuno? C'è qualcuno? Ah, la prego, mi dica che ha portato i pensili mancanti della cugina. No, a dire il vero io vorrei solo dare un'occhiata alle camere. Noi apriamo solo tra 10 giorni. Ah, la signorina Walsh, giusto? Salve. Eliza Little, senza il due. Io mi occupo delle prenotazioni. Non abbiamo ancora terminato i lavori, ma il Grand Hotel mi ha detto che si tratta di un'emergenza. Sì, più o meno, solo che non sapevo che... Lei ha bisogno di 6 camere doppie e 4 singole? Esatto. Non penso che questa struttura sia adatta a noi. Il mio gruppo in realtà si aspetta un hotel a 5 stelle. Oh, in effetti sì, beh, ecco. Qui è forse ancora un po' caotico, ma le camere sono già tutte pronte. Caotico? Ma che cosa stiamo aspettando? In Gran Bretagna a quest'ora dovrebbe essere tea time. Lei sa dirci quanto dobbiamo aspettare ancora? Sinceramente no, ma la signorina Walsh risolverà tutto nel più breve tempo possibile. Dai, scendiamo. Diamo un'occhiata in giro. Sì, ma... andiamo. Ci sgranchiamo un po' le gambe. Scendiamo anche noi. Vi prego, restate seduti. Neanche un minuto di più. Vi prego, aspettate. La signorina Walsh deve spiegare le formalità e poi... Non potete ospitare in queste condizioni. Noi potremmo provare Tante grazie per la lezione, signora Walsh. Signorina Walsh. Signorina Walsh, ma posso ricordarle che è stata lei a venire da noi e non il contrario? Il giardino è più grande di un campo di calcio. La direzione del Grand Hotel purtroppo mi ha informata male. Io non voglio distoglierla dal suo lavoro, quindi arrivederci. Arrivederci. Questa sarà venuta Su, bene. Andiamo. Aspetta. È bellissimo qui, Joshua. È un posto davvero fantastico. La vera Cornovaglia. Tutto appena ristrutturato. Wow! 18° secolo, una magnifica tenuta. È proprio così che immaginavamo la Cornovaglia. In Texas purtroppo non abbiamo queste cose. Fantastic! Come ha fatto a trovare un altro posto così in fretta? Sento che in questa casa c'è un'aura positiva. Un'aura? Questo è un cantiere. Posso avere un tè, per favore? Non c'è problema. Orange Pico, magari? Certo. Perfetto. Hai già trovato qualcosa? No. Si accomodi, prego. Oh, molto gentile, grazie. Si figuri. Grazie. Temo sia successo qualcosa che lei non potrà fermare. Qui avete anche camere con doccia e vasca da bagno o solo con la doccia? Normalmente... Solo una vasca da bagno? Ce l'abbiamo. Stupendo. Credo che possiamo organizzarci. Buongiorno. Qui ci sono le camere che abbiamo appena ristrutturato. Ma c'è ancora un forte odore di vernice. Nessun problema, la prendo io. Doris, più tardi potete riordinare le sale comuni? Certamente. Ti ringrazio. Ovviamente utilizziamo esclusivamente materiali atossici. Ma forse è meglio se tiene ancora aperta la finestra. È quello che farò. Mi diceva che le camere degli altri piani sono più grandi. Le vostre camere sono spaziose almeno quanto quelle del Grand Hotel. La ringrazio. La guida turistica ha l'aria di essere una terribile rompiscatole. Sì, e tu le hai affittato le camere. Pensi che potrei chiedere alla cuoca di venire un po' prima? Le ho già telefonato. La signora Palmer verrà domattina con la sua assistente. Tuttavia dovrai spiegarle perché non hanno ancora finito di montare la cucina. Senti, so che ti senti sopraffatto, ma rifletti un istante. Questi ospiti inaspettati sono la prova generale perfetta. Sì, ma non mi sembra che quella sia gente che abbia voglia di fare da cavia. Stai esagerando. Va bene. Ti riassumo la situazione. Dobbiamo ancora finire di tinteggiare le pareti. Il personale non ha ancora fatto pratica e non abbiamo alcun tipo di provviste, cosa del tutto irrilevante, visto che i frigoriferi arriveranno solo dopodomani. Direi che questi sono i presupposti perfetti per accogliere un gruppo di 14 snob dalle esigenze più disparate. Praticamente al completo prima dell'apertura, una pubblicità impagabile.
Tra l'altro l'incasso potrà farci comodo, in questo modo sapremo come pagare tutte le fatture. Non è ancora perfetto, ma non possiamo nemmeno ammazzarci per finire in tempo. Perciò credimi, ti prego. Ce la faremo. Sì, mi chiedo solo come. È tutto a posto? Avete altre domande o richieste? No, grazie mille, è tutto ok. Non si preoccupi per noi, però credo che quel signore abbia qualcosa. Vado a vedere come sta. Sembra così inquieto. Credo che sia noi. Lo abbiamo invitato, ma non ha voluto sedersi con noi. Ora vado a vedere. Salve, signor Talbot. Tutto bene? Oh, sì, sì, certo, grazie. Non si preoccupi per me, io me la cavo benissimo da solo. È così preso dai suoi pensieri, è come se non fosse qui. Eppure sembra essere ancora in gran forma per la sua età. Giochi con noi, ci serve un altro giocatore. Grazie, signor Miller, ma io non... Oh, please, mi chiami Joshua. Da noi si usa il nome di battesimo. Grazie, Joshua, ma magari più tardi devo ancora occuparmi di un paio di aspetti organizzativi. È venuta bene? Sì. Sì, prego. Sto cercando la signora Little. Dovrà accontentarsi di me. Io non so se lei sia in grado di aiutarmi. Prego. Oh, ma lei non è un operaio. A breve spero di non esserlo più. Questo cantiere è mio. Che imbarazzo. Ha altre richieste particolari? Colazione. Ora? Domani, 7:30. Dalle mie parti non è considerata una richiesta particolare. Verrà servita dalle 7 in poi. Grazie. Di nulla. Buonanotte. Buonanotte. Me ne ero completamente dimenticata. Cosa? La colazione? Che a te piacciono le donne complicate. Ah. Risale a circa 5.500 anni fa, quindi all'età del Neolitico. Si tratta di un cosiddetto dolmen, o tomba a portale, che originariamente era coperta da un gigantesco cumulo di terra. Ho letto che i dolmen nella preistoria servivano ai druidi come altari per le cerimonie. Sono solo interpretazioni, gli scienziati non hanno mai trovato delle prove che lo dimostrino. Oh, peccato. Ah, Martha. Sì, non tutto quello che è scritto nelle guide turistiche, è vero. Sì, ma la vera storia di questo dolmen è piuttosto interessante. È uno dei pochi con una specie di porta, cioè una pietra mobile, attraverso cui si può accedere alla camera sepolcrale. Come nel film di Indiana Jones. Sì, esatto, ma qui è tutto un po' più piccolo. Nicholas. Sì, aspetta un attimo. Il signor anziano, il signor Talbot. Sì, che cos'ha? Doris dice che il suo letto era intatto. Ma hai sentito parlare della discrezione? Sì, voglio solo dire che stamattina era di nuovo accanto al camino. O non si è mai mosso da lì? E se anche fosse, a volte le persone anziane dormono male. E questi tour così estenuanti, hai guardato il programma? Questa non è una vacanza riposante. Ma non è una nostra responsabilità. E se me lo chiedi a me, quel signor Talbot dà l'impressione di essere sano come un pesce. Forse voleva solo godersi un paio d'ore accanto al camino. E quella chi è? Ah, la signora Palmer, la cuoca, e la sua assistente. Oh, la serata è salva. Salve. Salve. Buongiorno, piacere. Un cerchio di pietre perfettamente conservato. Non vedo l'ora di vederlo. Lui, soprannaturale. Sembra che questo sia proprio il suo elemento. Posso sapere perché? Lei conoscerà il romanzo La pietra misteriosa? No. Naturalmente. Oh, è la storia di una giovane donna che scompare... Dopo essere entrata in un cerchio di pietre e averne toccato una, quando riapre gli occhi, si ritrova nel passato. E lì incontra un uomo interessante? Oh, ma allora conosce il libro. No, ma posso immaginarmelo. Ho la sensazione che il signor Harris non sia il fruitore di certi romanzi. È un grande bestseller a livello internazionale. Già, vediamo un po' cosa ha da offrirci questo cerchio di pietre. Devo pregarvi di non allontanarvi dal gruppo. Dietro quel bosco c'è una scogliera considerata pericolosa e oggi pomeriggio sono previsti forti venti.
I massi che vedete sono stati orientati in base al movimento del Sole e della Luna, ma anche in relazione all'ambiente circostante. Gli scienziati hanno potuto dimostrarlo solo con le recenti tecnologie. Quindi l'uomo aveva conoscenze astronomiche già a quei tempi? Beh, si presume che la popolazione dell'età del bronzo considerasse cielo e terra come un tutt'uno collegato. In questo senso Marta non ha tutti i torti. I cerchi di pietre avevano senz'altro un significato spirituale. La cosa interessante però è che dei geopatologi riconosciuti sono effettivamente riusciti a misurare i campi energetici di questi cerchi. Oh, ve l'avevo detto che c'era qualcosa. Ora vi chiedo di mettervi al centro di questo cerchio, di chiudere gli occhi e magari riusciremo ad avvertire un po' di questa energia. Wow! Oh, magic. Magia. Adesso chiudete gli occhi, respirate lentamente e se volete potete toccare una delle pietre. Cosa? Era un colpo di vento. No, si è mosso qualcosa vicino a me. È la tua immaginazione. Io mi sono sentita serena, come quando medito. Tu fai troppo yoga. Ognuno di noi avverte questa energia in modo diverso. Ehi, dov'è Mr. Talbot? Ma sì, era lui. Quel movimento. È scomparso. Signor Talbot! Signor Talbot! Mr. Talbot! Ma dobbiamo dividerci in gruppi e cercarlo. È un'ottima idea, d'accordo, dividiamoci in gruppi. E vi prego di ricordarvi quello che vi ho detto. Nessuno si avvicini alla scogliera, lasciatelo fare a me e a John. Non può essere lontano. Signor Talbot! È sparito. Mr. Talbot! Signor Talbot! È scomparso. È svanito nel nulla. Ed era all'interno di un cerchio di pietra. Hai visto il signor Talbot? No, non era con voi. Vieni con me. Signor Talbot! Quanto siamo rimasti con gli occhi chiusi? 30 secondi, forse 40. Un velocista riesce a percorrere 300 metri. Sì, ma non Mr. Talbot. E chi lo sa? Se è uno sportivo. Non ci siamo accorti subito che era scomparso, vero? Questo vuol dire che ha avuto un po' più di tempo per allontanarsi da qui. Sì. Dovremmo cercarlo in quei cespugli. Avanti! Hey, signor Talbot! Where are you? Hello! Com'è possibile che uno sparisca così nel nulla? Non lo capisco neanch'io. Signor Talbot! Signor Talbot! Signor Talbot! Signor Talbot! Signor Talbot! Tu le hai avvisate molto chiaramente del pericolo. Avrei dovuto essere più attenta. E come? Non puoi certo legare ogni singolo partecipante. Olivia, credimi, tu sei la persona più assennata che io conosca. Me lo dici solo per consolarmi. Ho sempre potuto fare affidamento su di te, anche se avevi solo 19 anni. Continuiamo a cercarlo, va bene? Signor Talbot! Signor Talbot! Signor Talbot! Avviciniamoci alla scogliera. Dobbiamo presumere che abbia perso l'orientamento. Abbiamo cercato davvero dappertutto. Forse mi prenderete per pazza, ma se la sua scomparsa avesse a che fare con le pietre, voglio dire... Martha! Ma non possiamo nemmeno escluderlo. Questa non è la trama di un romanzuccio. Lei ha forse una teoria migliore, caro Mr. Harris? Magari il signor Talbot ha raggiunto la strada e lì qualcuno gli ha dato un passaggio. Perché salire nella macchina di un perfetto sconosciuto? Per l'unica spiegazione plausibile anche per me. Bene, adesso vi riportiamo in albergo e poi avvertirò la polizia. Signor Arlington! Signor Arlington, io... Mi scusi, ma... Nessun problema, che c'è? Il signor Talbot è scomparso. Alloggia alla 12. Al cerchio di pietre di Penwith. Ha cercato dappertutto? Per oltre 2 ore, in un raggio di almeno 1 miglio, tutto il gruppo l'ha cercato. Siamo arrivati persino alla scogliera. Allora andiamo a controllare nella sua camera.
signor Talbot. Signor Talbot? Era troppo bello per essere vero. Deve essergli successo qualcosa, altrimenti sarebbe già tornato. Sapeva di non dover andare alla scogliera. Ma certo, avevo avvertito tutti. La scomparsa di un ospite non è una bella cosa per la sua e per la mia... reputazione. Tranquillità. Devo denunciare la sua scomparsa. Conosce la stazione di polizia di Wadebridge? No. La accompagno. Grazie. Il signor Arlington mi accompagna in macchina alla polizia. Io aspetto qui, magari il signor Talbot ritrova la strada da solo. In caso chiamami subito, eh? Certo. Ma che succede? Il signor Talbot è sparito. Ah, l'avevo capito che qualcosa non andava in lui. Ah sì? Anche lei ha un sesto senso? No, un sano buon senso. Lo si impara inevitabilmente lavorando 15 anni in un hotel. E in mezzo a questo caos come c'è finita? Volontariamente. Sì, conosco Nicholas da quando è nato. Eravamo vicini di casa. E quando ho saputo del suo progetto ho pensato di dargli una mano. E poi ho pensato che era l'occasione per sbarazzarsi di un lavoro noioso. Dunque, eccomi qui. George Billington, attualmente autista di Pullman. Eliza Little, senza il tu. Eliza non Doolittle. Sì. Quante volte l'avrà ripetuto? 2000 volte. No, 3000. Solitamente è successo. 4 ore fa circa, dice? Sì, più o meno. E lo scomparso è lucido e sano di mente? Quanto ho potuto giudicare, sì. Lui non è più giovanissimo, però... Per sì. La polizia una persona da ritenersi scomparsa dopo 48 ore, giovane o vecchia che sia. Sì, ma se fosse caduto giù dalla scogliera, o se fosse arrivato alla strada e fosse stato investito? Grazie delle informazioni. Al momento non c'è alcuna denuncia di incidente. E se fossi trattenuto con la forza? Ho bisogno di un sospetto concreto, non di ipotesi, per avviare le ricerche ufficialmente. E in via ufficiosa? Ve lo ripeto ancora una volta. Se questo signore non dovesse ricomparire entro dopodomani, diramerò la vostra denuncia di scomparsa. Venga, tanto è tutto inutile. Sì, grazie. Grazie comunque. Mi accompagnerebbe ai cerchi di pietra? Avevano ragione. La mia famiglia, i miei amici, il mio ex capo. Che intende? Da quando siamo partiti è andato tutto storto. Sono troppo inesperta per mettermi in proprio. E poi sono stata troppo arrogante. Non si organizza un viaggio di gruppo come questo da soli. Il pullman è suo? È il primo tour? Senza un'agenzia alle spalle? Già, ma con un gigantesco prestito bancario. Effettivamente ha puntato molto in alto. Ma non mi dica... Se è davvero successo qualcosa al signor Talbot e si sparge la voce in giro, questo sarà il mio primo e ultimo tour. Ehi, pensare sempre positivo, mai negativo. Era così triste, taciturno. Spero che non abbia fatto una sciocchezza. Avrebbe avuto il tempo sufficiente per arrivare alla scogliera? Beh, in realtà no. Però non ci siamo accorti subito della sua scomparsa. Capisco. L'americana crede che la sua scomparsa abbia qualcosa a che fare con la magia di queste pietre. E lei? Beh, io vivo nella realtà. Ah. Signor Arlington. Sì? Il mio comportamento di ieri è stato, come posso dire... Un po' scortese. Ero solo molto delusa di non essere riuscita a portarli in quel grand hotel. Io ci avevo lavorato così tanto. Ho scelto personalmente ogni camera e stabilito i vari menù e badato alle allergie. È stato tutto inutile. Scuse accettate, ma se vogliamo continuare la ricerca dobbiamo andare. Tra poco farà buio. Sì, io vorrei tornare verso la scogliera. D'accordo, io vado nell'altra direzione. Bene. Ci vediamo qui tra mezz'ora? Sì. Bene. Grazie. E lei? Bene. Signor Talbot! Signor Talbot! Signor Talbot!
Calma! Signor Arlington! Signor Arlington! Signor Arlington! Ehi! Tranquilla, tranquilla, sono io. Tranquilla. Lei sta tremando. Ho tanto freddo. Calma, respiri lentamente. Pensavo che fosse sparito anche lei. E io pensavo che fosse realista. Solo un breve disorientamento. Ah, sì? È troppo tardi per continuare le ricerche. Dovremmo tornare indietro. Sì. Sì. Volevo ringraziarla ancora una volta, per tutto, signor Arlington. Chiamami Nicholas. Olivia. Ciao. Volevo farti vedere una cosa. Sì? Ho trovato questo cellulare sul sentiero. Potrebbe anche essere il suo. Ci ho provato anch'io, è scarico, niente da fare. C'è qualche novità? Veramente no. Allora speriamo che sia ancora vivo. Sì, lo spero anch'io. Buonasera. La 8, per favore. È un uomo anziano, sulla settantina. Oggi pomeriggio, nei dintorni di Penwith. Non risulta. Neanche in un altro reparto. E non ci sono altri ospedali qui nei dintorni? D'accordo. Sì, grazie, richiamerò. Un triplo anello! I miei complimenti! Certe cose non si dimenticano mai! Venite ragazzi, vi offro un giro! Una birra ghiacciata per i miei amici! E lei, Corinne O'Dowd. Ha passato molto tempo negli Stati Uniti, diversi anni. E poi è tornata a casa. La canzone si intitola Forgetfulness. Sparito ormai da 16 ore. Perciò mancano ancora 32 ore prima che la polizia entri in azione. Ha telefonato a casa sua? Sì, almeno 20 volte. Non risponde nessuno. Ho persino cominciato a telefonare a tutte le utenze intestate a nome Talbot. Ma sono migliaia. Ci vorrà un'eternità. Ci dividiamo i nomi? Miss Walsh? Ah, buongiorno. Ieri ci siamo consultati e volevamo farle una proposta. Che ne direbbe se invertissimo il programma e andassimo oggi in spiaggia? Senza di lei. Ci accompagnerà George. Sì, certo. Perché? Così avrebbe più tempo per cercare Mr. Talbot. Oh, non lo so, abbiamo un programma. Siete tutti d'accordo? Insomma, tutto il gruppo? Quasi. William, Mr. Harris, all'inizio era contrario, ma dopo aver dato uno sguardo alle previsioni si è convinto. Tempo perfetto per il mare. Allora possiamo andare? Sì. Sì. Troveremo il mare anche senza di te. D'accordo, facciamo così. Prendi un tè con noi prima che andiamo? Certo. È sempre così complicato. Anche peggio. E tu come la sopporti? Siamo perfino state insieme. No. Ma non è durata. Non avevo dubbi. È stata lei a lasciarmi. Davvero?
come coppia non funzionavamo. In compenso siamo diventati buoni amici. Allora, si va? Non importa, quello che volevo dire è che gli restavano 170 punti e in teoria poteva chiudere. E poi, come se non avesse mai fatto altro in vita sua, quel uomo ti piazza un triplo anello. Come grazie in un torneo in TV. Grazie a lei. E dovevate vedere com'era vestito. Sembrava più un golfista con i pantaloni rosso bordeaux e il cappello di paglia. Doveva essere sulla settantina. Chiedo scusa, quando è stato? Ieri sera. E dove? Al Pheasant Inn, a circa 2 miglia da qui. Ieri sera? Gliel'ho detto. Grazie mille. Ne è proprio sicuro? Sì, ho già parlato con loro. In realtà avevano... un momento, prego. Ho una traccia, sali. La richiamo. Questo è l'unico pub del posto. Lei dice che il signor Talbot non può essere assolutamente l'uomo che ha vinto il torneo. Non secondo la descrizione che ha appena fatto. L'uomo che era qui ha letteralmente ballato sui tavoli. Peccato, ma era troppo improbabile. Se volete vederlo di persona, ieri notte ha preso una camera. È di sopra, se lo svegliate mi fate un favore. Sono quasi le 11, devo rifarla. Sì, certo. Passate di là, primo piano a sinistra, camera 7. Bene, grazie. Qui c'era qualcuno fino a poco fa. Non voleva che lo trovassimo. O voleva svignarsela senza pagare. Beh, solitamente chi non paga si comporta diversamente. Prego. Arrivederci. Grazie. Se l'ospite scomparso era davvero il signor Talbot, perché sta scappando da noi? Magari è un criminale in fuga, Sherlock. In tour con un gruppo organizzato. La vedo molto improbabile. Magari sta davvero scappando da qualcosa. Non posso perdere altro tempo. Un altro giorno senza rispettare il programma giornaliero sarebbe scorretto verso il gruppo. Cosa c'è in programma per domani? St. Michael's Mount con il castello e la cappella e i giardini tropicali. D'accordo, ascolta. Tu svolgi il tuo programma e io domani vado alla polizia, puntuale alla scadenza delle 48 ore. E mi assicurerò che inizino le ricerche. D'accordo. Passaggio? Certo, non c'è problema, salta su. Ah, mi sta perfetto. Col gruppo? Benissimo. Dai, non farti cavare le parole di bocca. Cito la coppia di sposini, la più bella spiaggia al mondo. Avranno scattato 500 foto almeno. Sì, e signor Miller si è preso una bella scottatura. E gli altri? Tutto bene. Persino il nostro esigente signor Harris ha passato tutto il pomeriggio in acqua sulla tavola da surf. No.
E voi due? Qualche indizio? Niente di rilevante, purtroppo. Forse gli sarà successo davvero qualcosa. Grazie, George. Avevo proprio bisogno delle tue parole di incoraggiamento. Grazie tante. Stammi bene, è stato un piacere. Grazie di nuovo. Saluto. A presto. Si vede. Qui. Perfetto, guarda da questa parte. Sì, bellissima. Buongiorno. 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 Come va la sua scottatura? Meglio, grazie. Buongiorno. Buongiorno, signor Harris. Ieri ho fatto le carte per Mr. Talbot. E cosa dicono? Solamente segni positivi, una grande vitalità. Ed era tutto in movimento. Sono assolutamente certa che sia bene. Martha non sbaglia quasi mai con le sue carte. Se non ci muoviamo subito, addio parcheggio riservato. È stato costruito nel XV secolo e in realtà è un miracolo che sia ancora così ben conservato. Sir Michael Spount nel corso del tempo ha dovuto resistere a svariati assedi e combattimenti. Con la bassa marea l'isola è raggiungibile a piedi attraverso uno stretto terrapieno. Oggi però non rischieremo. Prenderemo il battello. Sono d'accordo. Sento già circolare le chiacchiere in paese quando verrà la polizia a interrogare ospiti e vicini. Sì, non è una buona pubblicità, lo so. Ma non abbiamo molte alternative, speriamo che lo trovino al più presto. Non dovevamo accettare un gruppo organizzato. Per quanto ci riguarda, ci siamo comportati in maniera professionale. Sì, dillo al signor Harris, ha sempre qualcosa da obiettare. Ci sono clienti che hanno sempre qualcosa di cui lamentarsi, dovremmo farci l'abitudine. Senti, ma in quel cerchio di pietre è mai successo qualcosa di strano che tu sappia? Ora non crederai anche tu alle teorie di quell'americana? No, no, certo che no, solo che non c'è una spiegazione logica. Se il viaggio non era all'altezza delle sue aspettative, poteva abbandonarlo ufficialmente. Secondo te quante ipotesi ho già preso in considerazione? Allora, 8 acque, 3 cola e un succo d'arancia per il signor Harris. Qualcos'altro? Magari un quotidiano? Bene, mi sbrigo. Salve! Vorrei ordinare delle bevande, per la precisione 8 acque e... Il conte di Granville è scomparso da anni avvistato a St. Agnes. Non l'avrei mai riconosciuto. Arthur Talbot, nono conte di Granville, famoso negli anni 80 come uomo di mondo e playboy, era sparito dalla vita pubblica da anni. Un giornale recentemente sosteneva addirittura che fosse morto. Come al solito la stampa scandalistica ha preso un granchio. Ma è veramente la stessa persona? Sì e no, non il signor Talbot che conosciamo noi. Ma io lo conosco, l'ho visto nella rivista di gossip di mia madre. Arthur Talbot, il conte di Granville. Ricco, nobile, bella presenza, donne, champagne... Amici in tutto il mondo, una vera miniera d'oro per la stampa rosa, compreso uno scandalo. Credo che il conte sia stato anche in prigione. E come diavolo ci è finito nel mio bus?
E soprattutto, cosa ha a che fare tutto questo con la sua scomparsa? Ora è del tutto irrilevante. La foto ci dice che Arthur Talbot è vivo e sta bene. E questo è l'importante. Granville. Forse dovrei cercare tra i Granville. Magari ci sono ancora degli appartenenti a quella casata. Forse potrebbe essere tornato a casa. No, è impossibile. Perché secondo le carte, Mr. Talbot è ancora in movimento. Signorina Walsh. Ah, signor Harris. Questo è il giornale che il signor Talbot leggeva la prima sera. Ah, ho appena parlato al telefono con sua sorella. Non aveva più sue notizie da giorni ed è caduta dalle nuvole. Qui è stato tagliato un articolo. Ho dato un'occhiata all'edizione online del giornale. L'articolo in questione parla della tournée nell'Inghilterra del Sud di una certa Corinne O'Dowd. Corinne O'Dowd? Cantante folk, non male. In gioventù aveva fatto una discreta carriera, poi è andata in America e non se n'è più sentito parlare. Almeno non io, finora. E lei crede che Talbot fosse interessato a questa Corinne O'Dowd? Ma non è un buon motivo per scappare. No, ma forse è un punto di partenza. Sì, l'unico che abbiamo finora, la ringrazio. Si era esibita nel pub in cui quest'uomo ha vinto il torneo di freccette la sera della sua scomparsa e ieri in una località più a ovest. Bene, dove e quando c'è il prossimo concerto? Oggi, a Ale, a 20 miglia da qui, al Barney Schiff. Non pensavo che il signor Harris avesse queste capacità deduttive. Forse voleva diventare commissario di polizia. Invece che lavoro fa? Il saputello, cioè l'insegnante, forse. Anch'io insegnavo. Oh, scusami. Ma è durato poco. Ah sì? Sì, e poi un mio lontano prozio mi ha lasciato questa eredità del tutto inaspettata e troppo costosa da mantenere. Ma Eliza si è offerta di aiutarmi se l'avessi tenuta. Beh, il resto lo conosci. Sei stato coraggioso. Anche tu? Sì. Solo che voi siete al completo e io dovrò tornare dal mio ex capo con la coda tra le gambe. Ehi, pensa positivo. Sì, giusto. Tanto non mi riprenderà. Farò la cameriera. Aspetta. Ho parlato con la sorella del signor Talbot. Minaccia di denunciarmi. L'accusa è insostenibile, ma per me significa un mare di guai. Questa Corinne potrebbe essere una traccia per trovare il signor Talbot. Piccola così. Ce la faremo. Nicholas. Sì, mi chiamo così. Grazie di non avermi abbandonata. Non c'è problema. Lei. Già che va bene. Hai anche un altro cavo? Sì, sì. Abbiamo uno più lungo. Bene. Salve. Il concerto inizia alle 9. Ecco, in realtà noi siamo qui per domandarle una cosa. Siete della stampa? Arthur Talbot. Le dice qualcosa questo nome? Il conte di Granville? Lei ci sarebbe davvero di grande aiuto. Conoscevo un Arthur Talbot, ma è passata un'eternità. È stato 30 anni fa. Non l'ha rivisto per caso? Ieri o l'altro ieri, magari? Lui è qui. Negli ultimi giorni non ha provato a telefonarle o a mettersi in contatto con lei? No. Non mi interessa che mi crediate o no, ma ora vi prego di andarvene, va bene? Tra 2 ore dobbiamo esibirci e vogliamo prepararci. Se il signor Talbot dovesse telefonarle, ci avvisi, per favore. Sì. Arrivederci. Grazie mille, buon concerto. Allora, cominciamo? Ha fatto una faccia strana quando ha sentito il nome Talbot. Sì, l'ho notato anch'io. Forse era uno spasimante troppo insistente. Può darsi, però non riesco a immaginarmelo. Comunque ora dobbiamo tornare in albergo. Non posso lasciare ancora il mio gruppo da solo. Eliza si occuperà di loro al meglio. E poi c'è anche il tuo George. Non abbiamo fatto alcun passo avanti. No. E le 48 ore sono scadute. Ma credo che la polizia ce la possiamo anche scordare. Ehi! Ehi, fermati! Perché? Credo.
sia lui. Torna indietro. Va bene. Signor Talbot. Signorina Walsh, che piacere vederla. Ma lo sa che la sto cercando da 3 giorni? Che il signor Arlington e io abbiamo girato mezza Cornovaglia per trovarla e lei mi dice che è un piacere vedermi? Oh, mi dispiace tanto. Beh, in realtà tutto quello che hanno scritto su di me è vero, o quasi. Ero uno spirito inquieto, avevo troppo tempo, troppi soldi. Mi sono perso dietro alle auto veloci, alle donne, alle case da gioco. Credo che il termine principe della festa sia stato coniato per me. E poi? E poi una notte ho un po' esagerato, ho perso la metà delle terre della mia famiglia giocando a poker. Aveva quella somma in contanti? Ovviamente no. E così sono finito in prigione. I miei fratelli hanno dovuto pagare i miei debiti. Mio Dio, che situazione penosa. E allora si è ritirato a vita privata? Non volontariamente. Ho dovuto intestare tutta la mia eredità ai miei fratelli e promettere solennemente che non avrei mai più gettato il disonore sulla famiglia. Abbiamo persino sottoscritto un contratto. Se non mi attengo a quanto stabilito, finirò col perdere anche quel poco che ancora mi resta. E poi, su pressione di mia sorella Harriet, poco dopo lo scandalo mi sono sposato. Un matrimonio di convenienza. Con una svedese, lontano da qui. Anche se non sono stato poi così male con lei. Un anno fa mia moglie Frida è morta. Mi dispiace. Mi dispiace tanto. A quel punto sono tornato in Inghilterra e adesso vivo a casa di Harriet, che mi sorveglia ad ogni passo che muovo per evitare che non passi di nuovo la misura. E poi è scappato anche da lì? Oh no! È stata una sua idea prenotarmi questo viaggio, perché pensava che con un tour organizzato seriamente nulla potesse andare storto. E invece si è sbagliata di grosso. Sì, la prima sera ho letto l'annuncio sul giornale di una tournée della cantante Corinne O'Dowd, il mio grande amore. Ma dopo lo scandalo non volle più avere niente a che fare con me. Ma nessuno avrebbe potuto impedirle di incontrare la signorina O'Dowd. E quando quell'americana se n'è uscita con la sua bizzarra teoria sul cerchio di pietre, ho seguito i miei impulsi come quando ero giovane. È stata una decisione spontanea. Ho solo pensato di andarmene, iniziare una nuova vita laddove nessuno ti conosce. E come pensava di riuscirci? Ma certo, alle conseguenze non ho pensato. Non l'ho mai fatto. Mi dispiace tanto, io non volevo assolutamente crearvi delle difficoltà. È stata un'idea balorda quella di scappare. Me lo farebbe un favore? Sì? Faccia una telefonata a sua sorella. Sapete, io sono già andato a 2 concerti e non ho trovato il coraggio di andare a parlare con Corinne. Se torno a casa adesso, probabilmente non la rivedrò mai più. Talbot. Questa è l'occasione giusta per parlare. Beh, se lei non vuole vedermi, adesso ha l'opportunità di scoprirlo. Un succo d'arancia, per favore.
Va bene così? Dimmi se ne vuoi ancora. No, no, mi basta, grazie. Ciao, Corinne. Artie. Credevo fossi morto. Credo che ti abbiano informata male. Allora, piccioncini, volete qualcosa da bere o state solo a guardare? Sì, tu cosa? Birra. Due birre. Bene. Quando sono uscito di prigione, ho provato per mesi a contattarti. Finché qualcuno non mi ha detto che tu non volevi vedermi mai più. Che avessi rescisso il tuo contratto discografico e te ne saresti andata in America. Io continuo ancora a sentirmi in colpa per questo. Non è andata così, Artie. Sì, ma è per colpa mia se la tua carriera non è decollata. Pochi giorni dopo il tuo arresto, venne da me tua sorella. Mabel o Harriet? Harriet. Pretese da me di non raccontare ad anima viva di noi due, soprattutto alla stampa. E poi... E poi? Poi mi offrì un bel po' di soldi, a condizione che io non ti rivedessi mai più e lasciassi il paese. Dei soldi? Ti prego, dimmi che non è vero. Artie. Era una somma inimmaginabile per una donna nelle mie condizioni. E tu, in ogni caso, non avresti mai sposato una come me. Prima o poi avresti sicuramente incontrato una donna più adatta a te e alla tua famiglia e mi avresti messa da parte. Ma io ero follemente innamorato di te. Ma non ci hai messo molto a sposarti con quella svedese. Sì, perché tu eri sparita. Con Frida è stato un matrimonio di convenienza. La mia famiglia ha combinato tutto. Io ho pensato sempre e solo a te, in tutti questi anni. Devo andare, mi aspettano. Ecco. Già pensavo che fossero scappati insieme. Scusatemi, la pausa è durata più a lungo del previsto. Io ho incontrato una persona del mio passato e questo mi ha completamente stravolta. Di conseguenza apporterò un piccolo cambiamento alla mia scaletta. La prossima canzone la dedico al mio grande e perduto amore. Non so davvero cosa dire. Magia? Credo che non ci sia più bisogno di noi qui. No, lo credo anch'io. Vieni. Grazie a voi. Contagiosi. No, io volevo farlo già. Dal cerchio di pietre? Sì.
accomodati. Quindi tu alloggi qui? Sì, quando trovo il tempo. E queste? Ah, un'altra vita. The Great Race. Sea Spray Race. Regate di vela. Ah, un campione dunque. Sì, finché un albero non mi è crollato addosso. Ai. Durante l'addestramento per l'Admiral's Cup, in un colpo solo era tutto finito. Avevo il morale a terra. Posso immaginare. Ma questo mi ha spinto a prendere una decisione. Ho venduto la mia barca e con il ricavato e i soldi dei premi che mi erano avanzati ho iniziato a ristrutturare qui. Hai fatto già molte esperienze per un insegnante. Per un insegnante, sì. Eppure non sei tanto vecchio. Sai che cosa ha detto la tua americana? Che la luna piena di oggi dona delle energie inconsuete. Che sciocchezze. Sarebbe successo anche con la luna nuova. Ma è piena. Ehi, basta parlare. Prima o poi la tua tournée finirà e potremo cercarci un appartamento. Tu e io? Mm-hmm. Qui oppure fuori Londra. Dove ti piace di più? E cosa direbbe la tua famiglia? Mi malediranno. No, me. Malediranno tutti e due. Arthur, tu hai 70 anni. Pensi davvero di poter cambiare nuovamente vita? Vuoi abbandonare la casa di famiglia per un appartamento nei sobborghi di Londra? Te ne vai già? Sì. Sono le 6:30. Devo scappare, mi dispiace, ma tu continua a dormire. Buongiorno, signor Harris. Tornerò in perfetto orario per la partenza. Mi scusi. Buongiorno. Mi chiamo Harriet Talbot e sto cercando mio fratello. Sì, Olivia Walsh, l'ho chiamata io ieri. Me l'ero immaginata meno giovane. Quindi questa agenzia di viaggi è sua? Sì. Non c'è da stupirsi che mio fratello si sia perso. Gradisce una tazza di tè? Ma dal momento che lo ha trovato, come mai mio fratello non è qui? Noi abbiamo... Io ho avuto la sensazione che fosse molto felice con quella donna. Ma lei deve capire una cosa. Arthur, il signor Talbot, è imprevedibile. In che senso? Si comporta spesso come se avesse ancora 25 anni. Grazie, Doris. Prego. Alcune persone non hanno voglia di crescere, ma non è certo un crimine. Credevo che nel suo gruppo fosse al sicuro. Lei era responsabile per lui. Ma il signor Talbot ha deciso di fare qualcos'altro. E il programma? Questa cosa lo scombinerà completamente. E anche lei, ieri al telefono, mi è sembrata davvero disperata. Lo ero prima che lo trovassi. A quanto pare lei non afferra l'enormità della cosa. Secondo le cronache, le origini della stirpe dei Grenville risalgono sino al XV secolo. Non siamo più in molti, però abbiamo una reputazione da difendere. Non possiamo permetterci una pecora nera in famiglia. E per questo la pecora nera deve vivere secondo i vostri dettami? Arthur lo ha accettato da tempo e volontariamente. Sì, per via dello scandalo dei primi anni 90. E non può essercene un altro in nessun caso. Harriet... Bene, la cosa si è risolta prima di quanto pensassi. Meno male che sei qui. Anche se sono molto stanca, lo chauffeur può riaccompagnarci subito a casa, se lo desideri. Io sono passato solo a prendere la valigia.
vuoi tornare da quella donna? Sì. Di la verità, hai sempre saputo che era in Cornovaglia? No, è stato un caso. Un caso molto fortunato. Ti è chiaro a cosa vai incontro? Sai, Harriet, questi ultimi 30 anni sono stati anni di vita sprecati per me. Ora ho forse la possibilità di essere felice. E se per esserlo devo rinunciare al mio status e a tutto quello che ne consegue, allora lo farò volentieri. Tu non hai riflettuto, non essere avventato. Sembri completamente fuori di senno. Oh, ti sbagli, cara. Non sono mai stato così lucido come oggi. Noi abbiamo un accordo. Sì. Che è stato stipulato in base a delle false premesse. Se avessi saputo che a mia insaputa avevi offerto dei soldi a Corinne, non avrei mai e poi mai acconsentito. Oh, questa è grossa. Ci sono dei limiti, Harriet. E tu li hai superati. Puoi anche tornartene subito a casa. Ti contatterò io quando saprò che cosa ho deciso di fare. Arthur, io... forse all'epoca ho commesso uno sbaglio. Ho sì, ma... preso la mia decisione. Ciao. Sua sorella vuole riportarlo nel nido di famiglia. Era chiaro. Spero che lui non la segua. Certo che no. Bene. Che ti succede? Niente. Ne parliamo stasera, d'accordo? Allora, Harriet, ti saluto e non preoccuparti per me. La vita è la tua, Arthur. Infatti. Un momento, Louis. Il signore che mi ha quasi investita al mio arrivo. Il signor Harris? Sì, esattamente, Harris. Era un giornalista di cronaca rosa. Una persona sgradevole. Oggi scrive ancora, ma solo per le grandi riviste di viaggi e turismo. Quindi non è venuto per caso? Non è una cosa buona. Dopo tutto il caos che le ha procurato qui mio fratello, temo che probabilmente non ci sarà da divertirsi quando Harris pubblicherà il suo articolo. Né per la sua agenzia di viaggi, né per la mia famiglia. Vuole che parli con il signor Harris? No, lasci perdere. Non mi sembra il tipo che si lasci dire che cosa fare. Sì, non è proprio il tipo. Hey! È tornato! Signor Talbot, eravamo preoccupati, dov'è? Come è riuscito a sparire in quel modo? Miss Walsh l'ha cercata per 3 giorni. Oh, vi prego, mi dispiace terribilmente per tutto. Io non volevo allarmarvi, ma a volte tendo a prendere decisioni troppo spontanee. Ah. Oggi sarà dei nostri, signor Talbot? No, non mi spiace, devo sistemare un po' di cose. Ma dov'era finito, signor Talbot? Abbiamo immaginato tutto il possibile. Beh, sono semplicemente andato a fare un giretto nei dintorni. Come potete vedere, il signor Talbot è incolume e in ottima salute. Al momento, purtroppo, non può spiegarci tutto, ma posso garantirvi che si è trattato di una questione strettamente privata. Quindi non è stato un viaggio nel passato lontano? Sì, in un certo senso. Solo che non sono intervenute delle forze soprannaturali. Adesso vi pregherei di salire sul bus, così possiamo iniziare il programma della giornata. Grazie, George. Grazie. Di nulla. Spero siate tutti pronti per l'escursione. Nicholas, qual è il modo più rapido per tornare a Dale? Posso accompagnarla io, se vuole. Oh, stupendo, grazie. Di nulla. L'Achillea possiede forti poteri curativi perché contiene delle sostanze antibiotiche naturali e i druidi usavano l'Achillea già all'epoca per ridurre delle forti emorragie e con gli steli più resistenti riuscivano a prevedere il tempo. Io vedo chiaramente pioggia. Le erbe medicinali che osserveremo oggi furono portate qui per lo più durante l'occupazione romana, come ad esempio... L'ortica. Sì, l'ortica. È un rimedio disintossicante. E sembra sia molto utile anche in caso di dolori reumatici e di ulcere gastriche. Le foglie sono simili agli spinaci e vanno bene anche come insalata. Giusto. Sì, giusto.
E qui abbiamo invece la verbena odorosa della famiglia delle verbenacee. La verbena odorosa era utilizzata dai druidi per combattere la stitichezza e anche come calmante naturale contro gli stati nervosi e contro l'insonnia. Non si dice anche che la verbena odorosa abbia un effetto afrodisiaco? Sinceramente questa non l'ho mai sentita. Ma... beh, la signorina Walsh non può sapere tutto. Sì, esatto. Senti che profumo. Incredibile. Che ti succede? Sei completamente deconcentrata. Non lo so. È tutta questa agitazione per il signor Talbot. Ho un gran mal di testa. E ho lo stomaco in subbuglio. Può darsi che fossi confusa per altri motivi. Che vuoi dire? Non lo so. Nicholas Arlington? Stomaco in subbuglio? Farfalle nello stomaco? Non sono innamorata. L'ho appena conosciuto. E io ti conosco da un bel po'. E con questo che vorresti dire? Quando stavamo insieme non eri mai agitata o distratta. Ma non eri nemmeno veramente innamorata. E non lo sono neanche adesso, non me lo posso permettere. Tu non ci provi nemmeno a lasciarti andare con qualcuno. Ho già abbastanza problemi. Il prestito bancario? Il signor Harris è un giornalista. Per questo non fa che prendere appunti tutto il giorno. Scriverà sicuramente un orribile reportage su questo viaggio. Se non altro, non potrà sostenere di essersi annoiato. Finora nulla è andato secondo i miei piani. Neanche un giorno. Tu che critica mi scriveresti? Che critica mi scriverei io stessa, dimmi. Da ora niente può più andare storto, George. Niente. Io mi sono giocata tutto su questa carta. Non hai mangiato quasi nulla. Posso entrare? Sì, certo. Ho fatto qualcosa di sbagliato? No, tu non c'entri nulla. In realtà c'entri qualcosa. Oh, sono così confusa. Sì, anch'io sono piuttosto confuso, ma è normale dopo la scorsa notte. Sì, e questo non va bene, non in questo momento, non durante il mio primo tour. Il signor Harris mi interrompe continuamente mentre parlo. Ed è per questo che mi eviti? Cosa dovrebbero pensare i miei turisti se scoprissero che non ho niente di meglio da fare che iniziare una relazione con il proprietario dell'hotel? È un comportamento poco professionale. Lungi da me raccontare della nostra relazione ai 420, ma forse potremmo darci una possibilità. Ieri notte, per me non è stata una semplice avventura. E per te? Voglio dire, all'improvviso eri diversa, sciolta, divertente, felice. Pensavo che tra noi ci fosse qualcosa di speciale. Infatti lo è stato. Ma questa cosa dell'amore è insomma, è un caos ormonale assoluto. Voglio dire, per un po' ci sentiamo al settimo cielo e poi all'improvviso questi nuovi sentimenti sono più importanti di tutto il resto. E in questo momento non posso permettermi di essere irrazionale. Il signor Talbot però lo hai spinto ad essere irrazionale. È una cosa diversa, lui era scontento della sua vita. Tu non ci hai mai provato, eh? Che cosa? Ad amare. Dalla Thailandia, questo dalla è un... Thailandia. Brutta aria. Potrei scommettere che c'entri qualcosa una certa Olivia Walsh. Vado a vedere cosa è successo. Posso? Prego.
Non la prenda sul personale, è fatta così. Invece la prendo sul personale. Olivia è sempre sotto pressione, per lei non è mai abbastanza. Apprezzo le sue motivazioni, ma questo non migliora affatto le cose. Modelli di riferimento negativi, i suoi genitori erano in continuo disaccordo tra di loro e Olivia, a 16 anni, si è rifugiata in una relazione con un uomo più grande, finita molto male. Da allora ha paura dei suoi sentimenti. Potrei comporci una canzone su di lei. Non intendo correrle dietro. Comunque, grazie per averci provato. Di nulla. Buonasera. Non l'abbiamo vista a cena. Non si sente bene? No. Ho un po' di mal di testa. La mia camera è stata tinteggiata per ultimo. L'agitazione per Mr. Talbot l'avrà sicuramente stancata. Per fortuna è finita bene. Se lo desidera, posso leggerle le carte. Grazie, signora Miller. Marta, sinceramente, qualunque cosa dicano, io non ci credo. Ah! Lo avevo immaginato. È la fine del mondo? No, vedo il successo. E tanto lavoro. E... oh, vedo anche una grande fortuna in amore. Tutto grazie a un paio di figure. Beh, dipende da come si interpretano le carte. Ci vuole molta intuizione e anche tanto fiuto, ovviamente. Ah, Marta, vorrei che fosse così facile. Forse Olivia preferisce stare da sola. Grazie Marta, è stato molto gentile da parte sua. E ci siamo. Una bella camminata. Dobbiamo scivolare, è pericoloso. La cappella che potete vedere venne costruita nel 1409 all'epoca di Enrico IV, che a sua volta venne citato nelle opere di Shakespeare. Peccato che sia così diroccata. Sì, purtroppo venne abbandonata 2 secoli e mezzo fa. Solo in tempi recenti hanno iniziato a conservarne i resti. Qui c'è scritto che Tristano e Isotta avevano cercato rifugio qui, in questa cappella. Potrebbe essere vero. O quantomeno un luogo simile è citato nei documenti antichi. Vi prego di ammirare anche il paesaggio. È rimasto fertile fino ad oggi. Ci sono più fiori, più eriche e più animali selvatici che in altri luoghi. Bene, signori, questo è tutto. Vi ringrazio di cuore per il bellissimo tempo trascorso insieme. È stato molto piacevole. Già, questa era l'ultima escursione. Peccato. Sì, è un vero peccato. Il tempo è passato così in fretta. Foto di gruppo? Avvicinatevi tutti. Lei più avanti. Poi dietro. Scatta lei una foto gentilmente. Certo. Bene, magari stringetevi ancora un pochino. E al mio tre dite cheese. 1, 2, 3 e... cheese! Venivano prima pestati in un mortaio e poi mescolati all'acqua per preparare l'impasto. Ci riesce? Sì, certo. È piuttosto faticoso. Sì, più fine è la macinatura, meglio è. Olivia, può venire un attimo? Continuo io. Torno subito. Signor Talbot... Salve. Salve. È successo qualcosa? Come? Pensavo che il signor Arlington l'avesse avvisata. Nicholas oggi non è qui, ma so di cosa si tratta. Corinne e io gradiremo passare la notte qui e partecipare alla serata conclusiva, se lei non ha niente in contrario. No, mi fa piacere. Però non vogliamo essere inopportuni, Artie le ha già procurato abbastanza noie. No, è un'idea fantastica, davvero. Lei fa parte del gruppo, entrambi. Grazie. 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 Non badate a me. Ben
Venga qui, Olivia, si sieda con noi. Giusto un attimo. Purtroppo non ho delle canzoni medievali nel mio repertorio. Si intonerebbero meglio alla serata, ma in compenso canterò la canzone che ha fatto incontrare Arthur e me. Olivia conosce già la canzone. A Shadow from the Past, un'ombra dal passato. As we gaze upon the sea, it feels like I've loved you before. Back when we were young, was that dream just felt so real, but I won't ever. Cosa c'è che non va tra lei e il signor Arlington? Prego. Sarò vecchio, ma non sono né cieco né sordo. Ultimamente sembravate molto intimi. Eravamo felici di averla ritrovata. E allora? Cosa è successo dopo? Niente. Magari le andrebbe di confidarsi con qualcuno. Non ha importanza. Domani sera sarò di nuovo a casa e questa fase sarà presto dimenticata. Perché ne è così sicura, Olivia? Perché non credo a certe cose. La magia, l'amore eterno e tutto il resto. Arrivano e poi se ne vanno. Guardi Corinne e me. 30 anni ed è come se il tempo non fosse passato. E lei pensa che c'entri qualcosa alla magia? È ovvio che nella vita di rado accade come nei romanzi, ma mettiamola così. Se non ci fossero stati quel cerchio di pietre e quell'esoterica americana, non mi sarebbe mai venuta in mente l'idea di sparire. Ma io non sono così folle come lei. E se lei non mi avesse cercato, non avrebbe mai trascorso tanto tempo con il signor Arlington. E se voi due non mi aveste spinto ad andare a parlare finalmente con Corinne, domani mi sarei ritrovato da mia sorella davanti al camino. E che non sia andata così. E in un certo senso è anche quella una forma di magia, no? Persino chi sa spiegare l'amore non riuscirà mai a comprenderlo. Spedirai una cartolina dalla Thailandia? Lo farò. Forse. Arrivederci, Eliza Doolittle. Arrivederci. Allora? Vieni. Sta commettendo lo stesso errore che commisi io. Prego. Si arrende troppo in fretta. Olivia semplicemente non riesce a lasciarsi andare. Lasci che le dica una cosa, Nicholas. Quella ragazza è maledettamente innamorata di lei. Solo che non trova il coraggio. La aiuti. Si muova. Mi muovo? Sì. Si sbrighi. Può ancora farcela. Visto che siamo in perfetto orario, potremmo visitare anche una bellissima spiaggia lungo la strada. Ma che fa? Che succede? Perché ha frenato così? Lo so. Chiedo scusa. Perché ti complichi così la vita? Alla fine è la cosa più semplice.
E ci credi davvero? Finora sono riuscita a rovinare tutte le mie relazioni. E succederebbe di nuovo? È probabile. Non mi importa se sarà complicato, se abiti lontano e quante relazioni hai già mandato all'aria. Quello è il passato. Mi piace la tua testardaggine, il tuo perfezionismo, i tuoi eterni dubbi e il fatto che ami il rischio proprio come me. Solo sul lavoro. La nostra storia in confronto non dovrebbe costituire un rischio, non pensi? Vuoi una risposta sincera? Sì. Le carte avevano ragione. Sarà una lunga e felice storia d'amore. Wonderful. Eliza ha detto che a Natale andrà per 3 settimane in Thailandia. Mm-hmm. E tu che ne dici? Va bene. Che c'è? Il tuo signor Harris scrive veramente su una rivista di viaggi. Allora? Qui, pagina 11. Il bus magico. Al posto di nuvole grigie e asciutta saggezza, un'inaspettata avventura amorosa. Il programma che la giovane guida turistica ci aveva proposto suonava molto promettente. Tuttavia nutrivo dei timori, però anch'io posso sbagliare. E ho sperimentato uno dei più divertenti giri turistici che potete trovare nel Regno Unito. È incredibile. Sì, però è vero.